principesse, soldati, poliziotti e piccoli Spider-Man. Sono queste le maschere più gettonate tra i bambini che hanno scelto di festeggiare il carnevale al centro commerciale La Fornace di Iesi, che per l'occasione ha organizzato una festa. Clown sui trampoli, palloncini colorati, coriandoli, truccatrici a disposizione dei bambini e tanti dolci hanno animato il pomeriggio. Stiamo facendo la maschera di Spider-Man. Sono una trucca bimbi, animatrice, e stiamo facendo Spider-Man. Tanti bambini presenti che hanno sfoggiato il loro costume. Da ballerina, perché io in teoria faccio sempre la ballerina, faccio danza classica. Da ninja. Da coniglio. La cucinella. La principessa. La cavaliere. La poliziotto. Kitty. E alla domanda perché hai deciso di indossare proprio questo vestito, i bambini hanno le idee chiare, sono tutti d'accordo. Perché volevo vestirmi la spada, perché mi piace. Mi piace. Che mi piace. Perché mi piace. Mi piace il cavaliere. Si travestono i bambini, ma anche i grandi non perdono l'occasione di indossare almeno per un giorno i panni di qualcun altro. C'è chi si copre il viso con una maschera, chi invece preferisce impreziosire un abito semplice con qualche accessorio acquistato per l'occasione. Dipende, c'è chi fa il vestito fai da sé e quindi cerca soltanto gli accessori. Chi invece non ha voglia di impazzire per cercare vari accessori compra il vestito fatto e tutto. Quindi vanno sui costumi che sono già confezionati e più che altro le ragazze cercano sempre vestiti abbastanza sexy e gli adulti il clero, tutto quello che è frati, preti, papi, va tutto bene.